Ok, oggi parliamo di un argomento molto molto basic, però giusto settare le basi di ogni singola cosa. Allora, oggi parliamo di esattamente di cosa si occupa un venditore telefonico alto pagato, cosa fa a livello aziendale un venditore telefonico alto pagato e perché è essenziale per un'azienda avere un venditore, un team di venditori alto pagati nel team. Allora, il venditore telefonico alto pagato è quella persona che fondamentalmente è ampiamente formata in ogni singolo aspetto in ottica di vendita. Ora vediamo tutti gli aspetti in termini di vendita, quindi sa fare vendita in front-end, sa fare vendita in back-end, è formato in ottica anche di protocolli di recupero e quant'altro. E questa persona qui, essendo molto formata, collabora con un'azienda o con un imprenditore, ok, che ovviamente ha un ecosistema di marketing all'avanguardia, ok? Sono diversi ecosistemi di marketing online, offline, organici, strategia pagamento e quant'altro, però il venditore telefonico è quella persona che collabora con un'azienda, un imprenditore, oppure con più aziende, non è nuova come cosa, ci sono un sacco di studenti nostri che collaborano con due, tre, quattro aziende in contemporanea e collaborano con questa azienda per vendere fondamentalmente i prodotti o i servizi che questa azienda mette a mercato, okay, ai potenziali clienti chiamati lead dell'azienda di cui stiamo parlando. Okay? Quindi io sono venditore, okay? Io collaboro con azienda X e vendo il prodotto di azienda X ai clienti di azienda X. Okay? Essenzialmente quello che succede, il processo è che l'azienda, okay, l'azienda è la parte con cui io collaboro, ha un ecosistema di marketing alla base con cui riesce a trovare costantemente, ogni singolo giorno, un flusso costante di nuovi clienti, ok, nuovi potenziali clienti, perché non sono ancora ovviamente clienti paganti, clienti che il venditore telefonico andrà a chiamare, andrà a schedulare degli appuntamenti con cui andrà appunto a parlarci, andrà a chiamare questi potenziali clienti e di conseguenza sfrutterà le sue abilità di vendita per concludere la trattativa, ok? Quindi io chiamo il potenziale cliente X di azienda Y, io vendo il prodotto di azienda Y al potenziale cliente, ok? E io da venditore, ovviamente, come giusto che sia, percepisco delle commissioni sulle mie vendite, ok? Quindi se io collaboro con un'azienda, io vendo i prodotti di quell'azienda ai suoi potenziali clienti e io, facendo appunto da filo conduttore tra il prodotto servizio e la vendita di questo prodotto servizio, percepisco delle commissioni, in merito, ok? Quindi queste commissioni di base in generale sono intorno al 10%, non è nuova assolutamente come cosa che le percentuali vengono alzate, ok? Ho studenti che percepiscono il 15%, alcuni anche il 20% di commissione, ovviamente dipende, ok? Non è una cosa standard, ma dipende prettamente dall'azienda con cui collaboriamo, che accordo abbiamo con l'imprenditore di riferimento e quant'altro. In genere si parla di un 10-15% di commissioni sulle vendite, quindi se io faccio una vendita da 1000 euro, ok? In 30-40 minuti, un tempo standard, forse anche meno, ci si mette solitamente tra i 20, 25, 30 minuti. Comunque, in mezz'ora faccio la mia vendita da 1000 euro e ho il 10% di commissione, vuol dire che io fondamentalmente mi sono portato a casa 100 euro in 30 minuti di chiamata di vendita. Ok? Quindi, ovviamente, avendo un flusso costante di chiamate ogni singolo giorno, non chiudendo logicamente il 100% delle chiamate, ma un buon closing rate che abbiamo tra i nostri studenti è tra il 35 e il 40% di closing rate, anche 45% senza nessun tipo di problema, quindi vuol dire che su 10 chiamate 3-4 call vengono chiuse tranquillamente, quindi su 10 chiamate in cui utilizzo mezz'ora del mio tempo a chiamata, ok? Sono 300 minuti, quindi 5 ore, ok? In 5 ore di lavoro effettivo io ne chiudo 4, ok? 4, considerando soprattutto che i pacchetti con cui vanno a collaborare i nostri studenti, i pacchetti che hanno le aziende con cui vanno a collaborare i nostri studenti, sono pacchetti tutti ai ticket, quindi di un certo livello. Quindi il pacchetto di 1000 euro è anche abbastanza raro. Sono pacchetti quasi tutti da 2000, 3000, 5000 euro e così via. Comunque, teniamo uno standard pacchetto da 2000 euro, percepisco il 10% su 2000 euro, quindi sono 200 euro a chiusura. Io lavoro, faccio 10 call, quindi lavoro per 5 ore, percepisco 200 euro a chiusura, faccio 4 chiusure, 4 su 10, il 40%, vuol dire che io in 5 ore di lavoro percepisco netti sul mio conto corrente 800 euro. Ok? Questo qui è giusto per farvi un breve riepilogo in termini anche numerici monetari. In generale questo è quanto, quindi ripetiamo, il venditore telefonico è quella persona che collabora con un'azienda o più aziende, ok? E queste aziende gli garantiscono, gli forniscono un flusso costante di persone, potenziali clienti, calde in target, perché hanno seguito ovviamente un processo di educazione alla base,
Ok, quindi questa azienda fornisce un flusso costante di potenziali clienti caldi al venditore telefonico. Il venditore telefonico dovrà essenzialmente sfruttare le sue abilità di vendita, la sua formazione, perché è fondamentale una formazione, direi ovviamente come in tutto, quindi sfrutta la sua formazione e le sue abilità di vendita per vendere a questi potenziali clienti caldi il prodotto o il servizio dell'azienda, percependo ovviamente una percentuale sulla vendita, quindi una percentuale di commissione sulla vendita. Questo fondamentalmente è quanto, direi che ci siamo. Il mio consiglio è per approfondire, per avere più informazioni, capire meglio il più possibile per quanto concerne ovviamente l'abilità del venditore telefonico, quindi per approfondire al 100% il mio consiglio è di guardare la nostra video lezione gratuita, una video lezione di una quarantina di minuti in cui spiego io personalmente, oltre che mostrare dati concreti dei nostri studenti e quant'altro, spiego bene bene nel dettaglio tutti gli step che fa un venditore telefonico prima di raggiungere determinati risultati. Ci vediamo alla prossima.